Ho chiesto a mio cognato dei limoni e lui, servizievole, li ha portati direttamente dall'orto, freschi per me. E allora, per la cena di stasera, ho pensato di utilizzarli abbinandoli a delle orate che cuocerò al cartoccio. L'unica cosa noiosa di questa ricetta è la pulizia del pesce. Quindi adesso procedo così. Incido la pancia, tolgo l'interiora, sciacquo bene, taglio anche tutte le pinne e andiamo a squamare. Preparo il limone tagliato a fettine e sbuccio l'aglio. Prepariamo il letto dell'orata. Metto un pizzico di sale sulla carta forno e due fettine di limone. Asciugo bene il pesce e lo adagio sopra. Condisco con un pizzico di sale sia all'interno che sopra, sulla pelle. Aggiungo anche un po' di pepe e un filo d'olio sia nella pancia che in superficie. All'interno metto due fettine di limone, due pezzetti di aglio e un po' di prezzemolo. Anche su questo lato, sulla pelle, vado a mettere ancora del prezzemolo e del limone che andrà a profumare tutto. E non mi resta che chiudere per bene e sigillare sia la carta forno che la carta argentata. E la prima è andata. Faccio velocemente la seconda e poi si va in cottura. Bene, sistemo le orate nella teglia e intanto il forno è giunto a temperatura, l'ho impostato in modalità statica a 200 gradi. Andiamo. Mentre il pesce cuoce voglio preparare un'emulsione che possa poi dare ancora più sapore e profumo nel piatto. Metto in ciotola un po' di olio di oliva. All'olio aggiungo la scorza del limone biologico. E adesso lo posso premere. Aggiungo il succo all'olio di oliva. È vero che l'aglio lo abbiamo già messo nella pancia delle orate, però fresco avrà comunque un altro sapore e un altro profumo, quindi uno spicchio piccolino lo metto anche qui. Un pizzico di sale, pepe nero e un po' di prezzemolo tritato. Beh, il pesce è già perfetto e gustoso così, ma se vogliamo risparmiare un po' di lavoro ai commensali, lo puliamo prima di portarlo a tavola e condiamo con la nostra profumatissima emulsione.